io invece, vabbè, il libro è uguale per tutti e c'è sempre la solita storia. Insegno a cucire, da zero si impara a cucire e poi c'è la storia del riutilizzo anche di oggetti già esistenti, per cui è anche nel libro trovate questo. Ma oggi io invece volevo solo raccontarvi della cerniera, che è una cosa molto divertente, perché non è solo quella che chiude borse, borsette, i pantaloni, le gonne, la possiamo mettere su nel modo più semplice che vi insegnerò io, ma anche come rivedere la cerniera e come sono belle le cerniere, che possono diventare qualsiasi cosa. Vedete, questa magliettina me la sono fatta io e poi ci sono tutte le cerniere che sono tutte belle colorate, o di metallo. Ecco, questa è una manica, vabbè. È la manica della maglietta, infatti, che ho tolto, avevo caldo. E poi ho messo queste qua, così, sopra e sotto. Quindi la puoi usare anche come una decorazione, non solo per chiudere i tuoi capi. E l'altra cosa divertente che mi è venuta in mente, che della cerniera, è che le puoi usare per fare anche dei fiori. Perché se noi l'apriamo e non abbiamo più niente, l'abbiamo rotta, non c'è più il cursore è questo, noi possiamo usare i dentini e possiamo rigirarla tutta e fare una decorazione. Oh, c'era. Una decorazione che poi possiamo applicare o su un vestito, o farci gli orecchini, o farci la collana. O farci la collana. No, vabbè, ciao. Fa niente. O farci la collana. Poi... Va bene, adesso io non vi faccio vedere tutti gli strumenti, metro, tagliafili, gli spilli, anche questo l'ho fatto io, mia collega sarta, però ti puoi fare pure da spilli, oppure decorarti tutta questa roba qua. Comunque la cerniera è molto divertente, secondo me, è un oggetto meraviglioso. O no? Vabbè, io basta, viva la cerniera. Ciao. Rapido e dolore, rapido.